con due lauree, una in chimica e scienze naturali e l'altra in chimica e una in scienze, grazie, e un dottorato in scienze alta tecnologia. È ora tecnico presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, dove svolge ricerche nell'ambito della luminescenza e dei complessi organometallici. Ci presenta il suo libro La natura lo fa meglio e prima, le sorprendenti invenzioni tecnologiche che la natura suggerisce all'uomo, a Bocca Edizioni. Conversa con Guido Favia, docente dell'Università di Camerino. Buonasera a tutti. Allora, io devo fare una premessa, che ne parlavamo prima, siccome anch'io faccio il lavoro nell'ambito della ricerca della scienza, generalmente non leggo libri di scienza, quindi mi sono avvicinato a questo libro con molta cautela per non avere nessun tipo di prevenzione, e devo dire che man mano che lo sfogliavo invece l'ho letto, non dico come si legge un romanzo, ma insomma l'ho letto un po' come una storia con delle sorprese, qualcuna mi era più o meno nota, qualcuna meno, e ne ho tratto alcuni elementi che appunto voglio condividere con te, perché non so se poi ho colto la vera natura, la vera essenza del libro, perché poi tu sai che quando uno legge un romanzo il personaggio, come è fatto, se è bruno, se è biondo, ognuno se lo immagina a proprio modo. E la prima cosa che ti volevo dire è che effettivamente è vero, cioè tu porti molti esempi e non sono aneddotici, è una storia vera, in cui tu dici l'uomo ha fatto molte cose, ma quasi tutte erano già fatte, sì. E quasi tutte erano fatte meglio. Decisamente. Allora, la mia domanda nasce anche da un ricordo di quando ero studente, che noi avevamo questi professori che quando raccontavano la storia della vita facevano vedere il calendario e dicevano sempre che l'uomo era comparso alle 11:59 del 31 dicembre. Tra l'altro ricordo un mio amico che la lezione di un mio collega di corso, che è una lezione di istologia, disse appena in tempo per il veglione, fu cacciato immediatamente dall'aula dal professore, che a quei tempi funzionava così, oggi non potremmo farlo. Però è un po' vero, no? Noi siamo arrivati all'ultimo momento. Al di là degli aspetti più tecnici che adesso vediamo, di come alcuni organismi hanno fatto cose pazzesche, e qui forse probabilmente il problema, cioè noi siamo arrivati ed è già tutto più o meno fatto. Ora banalizzo, però lascio parola a te se questo concetto c'è, oppure se lo vuoi dettagliare meglio. Sì, beh, allora non c'è solo questo aspetto nel libro, anche perché la filosofia vera del libro non viene mai esplicitata, ed è quello che vi vorrei presentare stasera. Nel libro ci sono 11 di questi casi, cioè 11 capitoli, ciascuno diciamo è autonomo, è come se fosse una testa separata dalle altre, e ogni capitolo affronta appunto un materiale, un brevetto, una sostanza che l'uomo ha faticosamente sviluppato e che però oggi scopriamo in natura esiste, o perché lo fanno le piante, o perché lo fanno gli animali, o perché è presente negli strati geologici. Ma la filosofia del libro, che vi dicevo, non è chiaramente esplicitata, per ovvi motivi, è la seguente. Se noi capiamo che la natura è molto più brava dei nostri ricercatori, e non voglio infastidire nessuno, cioè che la natura ha avuto molto più tempo di noi, perché è vero la nostra specie è arrivata ultima sul pianeta, ma in realtà il metodo scientifico esiste solo da 400 anni, quindi lavoriamo da pochissimo tempo, mentre la natura, almeno la vita, esiste da più di 2 miliardi di anni e ogni specie ha dovuto risolvere per sopravvivere dei problemi che sono gli stessi problemi che dobbiamo risolvere noi, di chimica, di biologia, di fisica, di fisiologia, di qualsiasi altro disciplina ci vogliamo occupare. Allora, se noi capiamo che la natura è come un professore estremamente esperto, che la natura contiene al suo interno, nella biosfera, i brevetti che noi faticosamente cerchiamo di sviluppare nei nostri laboratori, allora in noi nasce un'idea, un punto di vista diverso nei confronti della natura. Cioè, noi diventiamo assolutamente intenzionati a salvaguardarla, perché capiamo che lei è il serbatoio dei nostri brevetti, cioè la natura non abbiamo più nessuna intenzione di distruggerla, perché è lei che diventa il nostro insegnante. E se noi distruggiamo la natura, cosa che stiamo facendo almeno da quando c'è la rivoluzione industriale, andiamo a perdere alcune di quelle competenze, di quei materiali, di quegli animali che sanno fare cose apparentemente straordinarie, perché non sappiamo nemmeno che esistono.
E allora l'idea che mi è un po' venuta scrivendo il libro è che io sono nato negli anni Ottanta e negli anni Ottanta c'era un movimento, diciamo, ambientalista che secondo il mio punto di vista è molto pericoloso. Cioè, io sono stato bombardato nella televisione da queste immagini dell'orso polare morbido, tenero, che andava alla deriva nei ghiacci o il panda che non riusciva a riprodursi. E diciamo che c'era un sistema, un'ideologia sull'ambientalismo che faceva leva sulla nostra empatia, cioè cerca di suscitare una certa tenerezza in chi vede la pubblicità e lui diventerà, probabilmente sviluppa una certa sensibilità per l'ambiente per cui tende a salvaguardarlo o a rispettarlo. Qual è il problema di questo? Che se poi a quella stessa persona che vede quella pubblicità gli dici che muore uno scarafaggio bruttissimo in Guatemala o una raganella schifosa e viscida lontano da casa sua, non gliene frega niente, perché l'empatia è un'arma a doppio taglio. Se noi invece capiamo che la natura nella sua totalità, dai batteri che vivono nei fanghi puzzolenti, agli animali meravigliosi, ma anche alle semplicissime alghe che vivono nei laghi, contengono questi brevetti, questa conoscenza, che è la conoscenza più alta che l'uomo è riuscito a sviluppare ad oggi, cioè non stiamo parlando dei materiali che si usavano nel Medioevo, ma stiamo parlando delle nanoparticelle, delle strutture silicee, poi ne parleremo, negli adesivi che si usano oggi in medicina. Beh, allora è il nostro interesse salvaguardare tutta la biosfera, dai batteri agli animali più brutti. Grazie mille. Sì, Giorgio. Anticipando un po' la filosofia, poi questo è quello che alla fine del libro mi hai lasciato. Cioè, emerge. Anche una consapevolezza, anche se vogliamo, anche un po' utilitaristica. Certo. Cioè una consapevolezza di dire bisogna farlo perché ci conviene. Certo. Allora io volevo andare prima su due esempi, proprio li hai già toccati tu, quelli che forse mi hanno un po' più colpito, cioè quello delle lenti e quello delle nanoparticelle. Ma poi ci sono degli esempi che io conoscevo che secondo me hanno dei tratti anche di migliore socializzazione e migliore interpretazione della vita. Sulle lenti ho letto questo capitolo, effettivamente lui ha ragione, sì. Il libro si legge come una sorta di romanzo, di brevi racconti uno dietro l'altro, un po' alla Lucarelli per intenderci. Uno è quello delle lenti, no? Per chi fa il nostro mestiere, il ricercatore, lo scienziato, le lenti rappresentano uno dei primi grandi sconvolgimenti nella storia della scienza, no? Siamo riusciti a leggere, a interpretare l'immensamente piccolo e l'immensamente grande. E se uno pensa a Galileo, certo. Newton, Pasteur, pensa l'uomo ha fatto questo miracolo di andare a vedere cose piccolissime e cose grandissime. Però la storia che tu ci racconti è una storia un po' diversa. Siamo arrivati anche lì dopo e non l'abbiamo neanche fatti così bene. Sì, diciamo che questo capitolo, che è poi il primo introduttivo, e si occupa proprio di un oggetto, che è la lente, che tutti noi conosciamo o perché ce l'abbiamo negli occhiali o perché abbiamo usato una lente di ingrandimento. Sì, per chi si occupa di scienza ci viene insegnato che quell'oggetto è l'oggetto base della rivoluzione scientifica. Con la lente Galileo ha costruito il telescopio e ha osservato nuovi mondi e ha rivoluzionato la cosmologia, che era totalmente in opposizione con la Chiesa. Comunque c'è stato un enorme dibattito scientifico ai tempi di Galileo. E nello stesso periodo in Olanda, montando le lenti in modo diverso, un ricercatore, che in realtà non era un ricercatore, non era uno scienziato, era un commerciante di stoffe, costruisce il primo vero microscopio, nel senso il primo strumento in grado di far osservare degli animali invisibili a occhio nudo. Cioè tutti sapevano ingrandire, ma lui per primo è riuscito a osservare quelli che lui chiamava gli animalicula, cioè questi animali che a occhio nudo non si vedono. Allora, cosa succede in Europa? Succede uno sconvolgimento totale, cioè ci sono cose che noi non pensavamo che ci fossero. E da queste due osservazioni del macrocosmo e del microcosmo nasce il metodo scientifico, che è osservazione, sperimentazione, prova e deduzione e formulazione della legge. Questa cosa sconvolge il sapere, abbiamo il vanto di aver fatto nascere il metodo scientifico in Europa, non a caso, solo grazie a questo oggetto. E nei due secoli successivi, i grandi scienziati che hanno seguito Galileo e gli altri che hai citato prima, si sono occupati, alcuni tra l'altro erano filosofi come Cartesio, di migliorarlo questo oggetto. Perché? Perché se la lente ingrandisce di più, io vedo più cose, e se vedo più cose scopro nuovi mondi. Se riesco a migliorare i difetti di distorsione del colore, distorsione d'immagine, ottengo degli strumenti migliori. È banale. Quindi io vi assicuro, è riportato in maniera abbastanza leggera, ma ci sono i casi uno per uno, le più grandi menti del 600, del 700,
Settecento e l'Ottocento hanno lavorato sulla lente. Quindi per noi di oggi la lente rappresenta veramente la più grande conquista del sapere scientifico e che ha permesso la nascita del metodo scientifico. C'è un certo orgoglio, possiamo dirlo? Beh, questo orgoglio viene smontato perché ormai da qualche decennio chi studia i fossili ha scoperto che la natura aveva prodotto delle lenti infinitamente superiori a quelle di questi scienziati e non le aveva prodotte prima di questi scienziati, le aveva prodotte 500 milioni di anni prima. Ci sono tantissimi fossili, sono molto abbondanti, non costano assolutamente nulla, io ne ho diversi a casa, di questi esseri che si chiamano trilobiti. Vi ripeto, sono diffusissimi, appartengono a un periodo che si chiama paleozoico, quindi molto molto indietro nel tempo, si sono estinti 500 milioni di anni fa e loro già avevano le lenti. E che lenti erano? Erano lenti minerali. Quelle di Galileo erano di vetro, quelle dei trilobiti sono di un minerale che si chiama calcite. Otticamente cos'è meglio? La calcite, ve lo dico subito. Il vetro ha dei problemi, non fa passare l'ultravioletto, che è una certa parte della radiazione, e non solo, le lenti di questi esseri avevano un profilo ottico, cioè una struttura, che è esattamente uguale a quella delle migliori lenti che oggi esistono nei banchi ottici dei dipartimenti di fisica. Allora, questa cosa è assurda, perché noi siamo convinti di aver prodotto un oggetto in grado di farci percepire mondi che gli altri animali non vedono, non percepiscono, e su questo abbiamo costruito il metodo scientifico, grande orgoglio umano, e poi scopriamo che questo oggetto c'era uguale identico, fatto in natura, sepolto nei fossili, negli strati geologici, da 500 milioni di anni. Non è che poi è andato perso, è che poi la natura l'ha migliorato, invece che lavorare con i minerali ha lavorato con le proteine e altre strutture organiche. Quelle ci sono rimaste nei fossili, quindi le possiamo vedere ancora oggi. Cioè per la natura quello era un brevetto vecchio, 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 che noi umani abbiamo quasi rispolverato nel 600, e anche un po' malamente perché abbiamo usato il vetro, che non è poi tutto questo che è come materiale. Infatti la lente che c'è una lente di Galileo a Firenze, è incorniciata quasi come se fosse un osso di un santo, è una lentaccia, ve lo dico subito, è grossa così, cioè è piccolina, e diciamo lui faceva grandi sforzi per quelle che erano le tecniche artigianali, perché era un artigiano dei tempi, ma dal punto di vista ottico era una mezza porcheria, lo possiamo proprio dire senza, cioè, con tutto rispetto per il sommo scienziato. Mentre le lenti di questi trilobiti, i trilobiti erano degli esseri che potevano essere grandi come una moneta o grandi come un ombrello, quindi arrivavano quasi a un metro e mezzo, e avevano degli occhi anche piuttosto grandi, come questo microfono, quindi avevano delle lenti anche notevoli, avevano una struttura otticamente perfetta ed era fatto di questo minerale che ha proprietà ottiche migliori di quelle del vetro. Quindi in questo esempio, che è molto facile da capire perché è un oggetto che conosciamo tutti, la natura non ci aveva solo superato. Noi siamo le elementari, la natura ha un dottorato di ricerca, se vogliamo dirlo. E tra l'altro lo fa a basso costo. Certo. E con poco impatto ambientale, non produce rifiuti. Questa è la filosofia di tutto il libro, non solo sulla lente, ma su tutti i brevetti o i materiali di cui parlo, dalle colle alle nanoparticelle al fuoco. Noi pensiamo di essere gli unici a usare il fuoco, non è vero. Sì, noi per fare queste cose usiamo le industrie. Le industrie, quando producono un oggetto, sicuramente producono degli scarti. Noi non ce ne rendiamo conto, ma qualsiasi oggetto noi compriamo prevede che nel ciclo produttivo sia estratta la materia prima, lavorata e l'oggetto confezionato. Noi vediamo solo l'oggetto confezionato, ma nell'estrazione, lavorazione e consegna c'è tutta una serie di sottoprodotti che inquinano, che sono scarti, che possono essere reflui tossici, come anche semplicemente emissione di gas serra. Beh, questo la natura non lo fa, perché la natura... Quando io dico natura intendo quegli organismi che queste sostanze producono per sopravvivere. Allora è chiaro che un organismo quando lavora, sta vivendo e non può inquinare il suo ambiente. Si parla di batteri che producono nanoparticelle di diversi metalli, cosa che per me che sono un chimico è difficilissima da fare. Non perché io sono un pessimo chimico, ma perché per i chimici di oggi lavorare nella dimensione delle nanoparticelle è estremamente complicato. I batteri lo fanno con una facilità allarmante. Oltre che essere più bravi, vi assicuro, noi produciamo enormi quantità di reflui tossici, i batteri lo fanno sopravvivendo nel loro stesso ambiente naturale e non lo inquinano, anzi lo stanno detossificando. Quindi in tutto la natura produce ovviamente in maniera ecocompatibile, perché è un sistema all'equilibrio, mentre il nostro sistema produttivo è molto molto lontano dall'essere all'equilibrio con l'ambiente. E l'idea di ispirarci alla natura è anche un po' questa. Noi credo siamo a un bivio
dell'industrializzazione, cioè abbiamo raggiunto un tenore di vita altissimo, abbiamo scoperto un'enorme quantità di sostanze, solo che non siamo bravi a produrle. Ed è chiaro che nei prossimi 200 anni, se continuiamo ad avere questo impatto sull'ambiente, lo andiamo o a degradare irreversibilmente o a distruggere. Quindi noi dobbiamo in tutti i modi riuscire a salvaguardare il nostro tenore di vita, ma a riuscire a produrre queste sostanze, questi materiali o fare semplicemente ricerca in un modo compatibile per l'ambiente. E non c'è miglior maestro in questo della natura. Anche con un'efficacia, perché la questione delle nanoparticelle è una questione fondamentale, no? Ci sono molti scienziati in ambito medico, biomedico, chimico, che cercano di produrre queste nanoparticelle con delle finalità ottime. Nanoparticelle, stiamo parlando di dimensioni molto sotto al millimetro. Non è facile farlo e quasi sempre quando non le facciamo non sono mai particolarmente precise. Loro invece le fanno con una precisione, diciamo, sì, direi millimetrica, ma molto meno del millimetro. Sì, ci sono due mondi che sono quello delle... Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però giusto per spiegarci, ci sono le microparticelle e le nanoparticelle. Hanno ambiti completamente diversi. Stiamo parlando di oggetti molto piccoli. Micro o nano ha un significato che nel libro è ben descritto. Ora, noi siamo umani e viviamo nella dimensione dei metri. Se chiedete a un tecnico come me di produrre un oggetto della dimensione del micro, del nano, gli state chiedendo di fare qualcosa di così piccolo che bisogna usare tutti degli artifici tecnici per arrivare a lavorare in quella dimensione. Se invece mi chiedete di fare una pizza, io la faccio senza problemi, perché è grande più o meno come le mie braccia, cioè un mezzo metro, è nella mia dimensione. Se io chiedo di fare quegli oggetti a dei batteri, o a dei procarioti, o a delle alghe unicellulari, è chiaro che per loro è molto più facile, perché sono molto più vicini a quella dimensione. Questo vale per le nanoparticelle metalliche, che oggi probabilmente sono uno degli ambiti più di moda, perché sono in grado di rivoluzionare, da un certo punto di vista, certe terapie mediche, dall'altra certi sistemi di produzione industriale che prevedono l'uso della catalisi. Ma ci sono tantissime altre strutture in quella dimensione, come anche quelle, le particelle di silice, cioè quelle a base vetrosa. Il vetro è un materiale che noi conosciamo, di cui siamo convinti. Io sfido tutti voi, avrete sentito parlare della conquista del vetro dei Fenici e la storia della sabbia che veniva fusa, e l'invenzione del vetro, e poi i romani che imparano a fare il vetro, e noi su questo vetro ci abbiamo costruito quasi una civiltà, perché poi con lo stesso materiale, cioè i silicati, abbiamo fatto il cemento, il calcestruzzo, e i romani ci hanno costruito templi, circhi e acquedotti. Cioè il vanto delle nostre culture passate erano strutture basate su materiali che potevano essere i metalli, l'età del bronzo, l'età del ferro, i silicati, il cemento, il calcestruzzo, vi ho detto prima, il cemento armato. Beh, la natura questi materiali li usa tutti. Ci sono piante che costruiscono delle strutture a base di silicati, cioè di vetro, e lo fanno con una facilità incredibile. E vi faccio un esempio che a me ha lasciato sconcertato. Cos'è la prima cosa che pensiamo pensando all'uomo primitivo? L'uomo primitivo andava a caccia con queste lance o con queste frecce fatte di ossidiana o selce. Sono delle pietre che si incontrano, perché l'uomo primitivo non aveva sicuramente dei supermercati dove andare a comprare materiale, trovava minerali, pietre, rocce, e queste particolari rocce hanno la proprietà di rompersi in maniera da essere molto taglienti. L'ossidiana e la selce sono a base di silice. Ora, se noi pensiamo all'uomo primitivo, pensiamo alle punte di frecce o alle punte di lance. Vengono dopo i vasi di terracotta, viene dopo tutto il resto. Le piante, alcune piante, fanno la stessa cosa. C'è una pianta che tutti voi conoscete, che è terribile perché punge tantissimo, e ha un'arma uguale a quella degli uomini primitivi. Ha delle piccole lance, delle piccole frecce, ma molto più elaborate di quelle dei nostri antenati. È l'ortica. L'ortica ci punge perché ha sulla sua struttura dei peli che hanno una punta che è esattamente una lama di una lancia, e una lama di una lancia di selce, come quella degli uomini primitivi, fatta in maniera meravigliosa, estremamente elaborata, proprio come quelle dell'industria litica dell'uomo primitivo, ma l'ortica è più brava. Perché? Perché dietro questa punta, che è estremamente affilata, dietro ho messo una bomba chimica. Quindi è un po' come gli aborigeni che vediamo oggi in Amazzonia, che mettono le punte delle frecce su quelle rane con le neurotossine. Cioè l'ortica, per difendersi, ha costruito delle lance come quelle degli uomini primitivi, e dietro ci ha messo una bomba chimica che ha una certa miscela di sostanze molto molto urticanti per noi. Cioè non solo la scienza moderna dovrebbe copiare dalla natura, ma forse anche l'uomo del passato, che ovviamente era molto più ispirato alla natura di noi, perché viveva in completo equilibrio con essa.
L'altro capitolo che mi ha molto colpito e che poi va in una direzione che ti dicevo che non è soltanto tecnica, è quello delle, ora banalizzo, delle colle. Allora, il primo aspetto è proprio tecnico, cioè noi usiamo colle di vario tipo, anche queste, anche quando usiamo quelle che pensano l'attacca tutto, per dire, in realtà rispetto a quello che succede in natura, fallimentari, diciamo. Sì, questo è un argomento che, diciamo, io avevo veramente un dubbio se scrivere di colle, perché mi chiedo a chi diavolo possa interessare sentir parlare di colle. Eppure vengono fuori delle cose assurde, perché innanzitutto è una sostanza che tutti noi usiamo e sappiamo benissimo che a seconda del nostro problema dobbiamo usare una colla diversa, no? Il Super Attack ha certi usi, per incollare un foglio ci serve un'altra colla, se usiamo un post-it usiamo una colla debole che si attacca e si stacca. La natura fa esattamente la stessa cosa, ci sono degli animali come certi molluschi che devono vivere attaccati a qualcosa e quindi devono sviluppare una colla come il nostro Super Attack, e vi dico subito che riescono a farlo molto meglio. Le migliori colle naturali hanno una forza che è doppia rispetto a quella degli umani, e anche le colle, quelle che sono fatte per essere poco tenaci, come quella dei post-it, quei foglietti che noi attacchiamo e stacchiamo continuamente, è una colla fatta per essere debole. Qual è il problema dei post-it? Che voi li attaccate, li appiccicate due volte, se c'è la polvere poi non attacca più. Beh, immaginatevi una raganella o una lumaca che di lavoro salta o striscia e sulle sue zampe o sul suo piede, diciamo, questa struttura che hanno le lumache, c'è questa colla adesiva che ha una debole adesione e gli permette di rimanere attaccata, ma poi deve saltare. C'è una raganella esattamente a un foglietto post-it, solo che la raganella non si può permettere di avere una colla che non funziona più se nell'ambiente c'è un po' di polvere, perché lei deve sopravvivere, così come l'ostrica non si può permettere di sviluppare una colla che si stacca. Ora, se voi dovete incollare qualcosa, so benissimo che a seconda di quello che dovete incollare andate a scegliere la colla giusta, no? Se dovete incollare una suola di scarpa o un pezzo di vetro, scegliete una colla diversa, perché sennò sapete che non tiene. Ecco, questa fortuna, questa scelta, il mollusco non ce l'ha, perché se voi siete un'ostrica e trovate qualcosa a cui attaccarvi e lì farete la vostra casa, qualsiasi cosa voi troviate, voi lì vi ci dovete attaccare, che sia un pezzo di legno, che sia una roccia, che sia un pezzo di una bottiglia o lo scafo di una barca, sostanze completamente diverse, tra l'altro un ambiente bagnato, voi vi ci dovete attaccare. Quindi vi assicuro che le colle che ha fatto la natura hanno delle capacità incredibili di funzionare sempre e che possono venire molto comode a noi. Perché? Perché noi pensiamo alla colla come qualcosa per incollare gli oggetti, ma nella medicina moderna la colla avrà, e inizia già ad avere, dei risvolti estremamente interessanti. Cioè è molto probabile che in futuro non si useranno più i punti di sutura o le graffe o i punti metallici, perché immaginate di avere una colla biocompatibile che dopo un'operazione, avvicinati i lembi di pelle, possa far aderire i lembi di pelle. È una cosa che è già stata fatta, è già stata utilizzata nella guerra del Vietnam, si è usato proprio il Super Attack in situazioni di estremo disagio, diciamo di emergenza, per riattaccare le ferite di certi militari, solo che il Super Attack che facciamo noi è molto tossico, non è assolutamente biocompatibile. Le colle di certi batteri, di certi molluschi sono magnificamente biocompatibili, e questa è un'idea. Ad oggi c'è un intervento per riparare un problema alle vene che utilizza una colla simile al Super Attack, cioè una colla umana, ed è possibile che in futuro gli adesivi che hanno sviluppato gli animali verranno studiati per essere poi applicati in questi contesti che, se volete, sono molto più nobili che attaccare due pezzi di una caraffa rotta o un foglietto. Però i problemi che la natura ha affrontato sono gli stessi nostri. Quindi, cioè, quando io vi parlo di queste cose apparentemente stupide come riparare un oggetto o attaccare un foglietto, e sono in realtà dei brevetti dell'industria umana che valgono milioni di euro, perché le quantità di colle prodotte dalle nostre industrie sono tonnellate e tonnellate, cioè immaginatevi quanti acquirenti ci sono per queste sostanze apparentemente inutili. Beh, la natura questi problemi li ha già risolti, li ha risolti da milioni di anni e li ha risolti molto meglio di noi, quindi noi in realtà potremmo ispirarci adesso. E anche in questo caso molte delle colle industriali poi hanno un impatto inquinante? Quelle tutte, perché le colle industriali sono, ahimè, proprio del mio settore, io sono un chimico e per essere prodotte, in particolare il Super Attack nel suo ciclo di produzione a un certo punto usa addirittura l'acido cianidrico, che è il cianuro, che voi conoscete come una delle sostanze più tossiche in assoluto, e sì,
l'industria chimica ad oggi ha un enorme impatto, tant'è che noi che siamo tanto bravi ormai abbiamo quasi delocalizzato totalmente l'industria chimica come produzione nel terzo mondo, dove si può inquinare perché non esistono leggi sulla protezione ambientale. Quindi non crediate che l'Europa sia particolarmente virtuosa. Noi semplicemente abbiamo delocalizzato il problema e ad oggi tutte le industrie di produzione, dall'industria petrolchimica a quella degli adesivi, ma anche la farmaceutica, quasi tutta la linea produttiva di base è nel terzo mondo, per questo motivo, esclusivamente per questo motivo. Qui faccio una divagazione, non so se mi ti troverai d'accordo, è un ambito che io conosco perché riguarda un po' le mie ricerche. In questo capitolo delle colle io ci ho trovato anche l'invenzione della cintura di castità. So che adesso qualcuno penserà, perché voi sapete le cinture di castità che erano molto in voga nel Medioevo, nel periodo delle guerre, che generavano poi infezioni clamorose, situazioni clamorose, invece io la conoscevo la storia lavorando con gli insetti, con alcuni insetti, ma non lo fanno soltanto gli insetti, fanno questa colla che fa una cosa strana. Sì. Beh, allora, devo dire che in realtà forse abbiamo dato un'idea un po' pesante del libro, in realtà c'è tutta una serie di aneddoti molto buffi, perché quello che è strano delle colle, che in realtà anche l'uso spesso è molto, molto bizzarro. Io racconto di mio padre che a un certo punto si attacca un dente col super attack perché lui aveva paura del dentista e quindi ha questa magnifica idea di usare il super attack e poi diciamo che... Non svegli come è andata a finire la storia. È andata a finire molto male. Okay. È andata a finire molto male. L'avevo intuito, ma non... Diciamo, come vi dicevo, il super attack è parzialmente tossico, lui ebbe delle allucinazioni e poi dovette andare a pronto soccorso, questo l'ho omesso per amore paterno. Beh, la natura fa degli usi ancora più bizzarri e una delle cose che mi ha un po' impressionato, oltre appunto a questi organismi che si attaccano agli scogli o devono saltellare, esistono questi che sono molto, molto noti, molto studiati, si chiamano tappi copulatori. Cioè ci sono dei maschi che dopo aver eseguito l'accoppiamento con la femmina e quindi inserito gli spermatozoi all'interno dell'apparato genitale femminile, poi hanno... adottano una precauzione, cioè per evitare che quella femmina si accoppi con altri maschi, hanno questa strategia, se volete, estrema, ma molto funzionale, tant'è che si trova, come dicevi tu, tra gli insetti, ma anche tra alcuni mammiferi, rettili, quindi gruppi di animali molto diversi e lontani tra di loro, cioè sigillano con una bella colla bicomponente o multicomponente la vagina delle femmine. Questo perché? Perché da un certo punto di vista lo sperma introdotto non può uscire, e il maschio che verrà dopo si trova un muro e quindi di fatto non ci si può accoppiare, cioè quel maschio si sta garantendo la paternità della prole. L'evoluzione lavora spesso in modo bizzarro, per cui gli stessi animali che hanno sviluppato queste colle bicomponenti o tricomponenti, e pensate che cioè non è banale, vuol dire che ci sono delle ghiandole nei testicoli che producono certe sostanze che vengono emesse al momento giusto, cioè dopo la copula, e c'è tutta una sincronicità nell'accoppiamento. Beh, questi stessi maschi nell'evoluzione hanno spesso sviluppato dei peni con una forma molto particolare, alcuni a cavatappi, cioè dei peni in grado di togliere la colla, questo che si chiama tappo copulatorio, del maschio venuto prima. Non è un romanzo erotico. Ovviamente... Beh, ci stava assolutamente. Beh, bisogna dire che, fatto subito un mito, la natura a volte è estremamente perversa, a volte estremamente violenta. Quello che ci interessa in questo contesto è che quella colla è ovviamente iper compatibile con la natura della femmina, cioè quella colla non è tossica, è biocompatibile, è estremamente resistente perché è stata fatta per garantire la paternità, e poi appunto vi dico ci sono tutta una serie di bizzarrie dietro, però è un esempio. Però anche la filosofia, cioè mentre l'uomo o la donna che imponevano la cintura di castità al compagno o la compagna lo facevano per non essere traditi, qui la filosofia è diversa, bellissimo. È per garantirsi la progenie. Quindi nonostante tutto c'è anche secondo me un salto logico molto... È un bellissimo punto di vista. L'altra cosa che mi piaceva ricordare è che sempre rimanendo in ambito amoroso ci sono degli insetti che hanno molto tempo prima di noi capito che si può andare dalla propria innamorata e regalare un profumo o regalare dei fiori, anzi un profumo fatto di fiori. Sì, uno dei capitoli...
stiamo affrontando i capitoli un po' a caso, ovviamente, perché parliamo liberamente, e visto che abbiamo parlato delle colle, c'è un altro capitolo in cui si parla del profumo. Ovviamente immagino che tutti noi, quando usciamo di casa, ci diamo una spruzzata o di deodorante o di profumo, ci laviamo con dei saponi che contengono dei profumi. Molto spesso noi di quello che utilizziamo valutiamo solo il profumo, ve lo dico subito, le creme per le rughe o quant'altro vengono valutate quasi esclusivamente dal profumo. Noi abbiamo una strana percezione del profumo, siamo dei mammiferi un po' strani, perché il nostro senso dell'odorato è abbastanza scarso, cioè i vostri amici gatti o cani percepiscono i profumi molto molto più di voi. E non solo, hanno tutto un ciclo riproduttivo basato su dei particolari profumi che sono i loro ormoni sessuali. Noi siamo delle scimmie un po' strane, i profumi li percepiamo ma neanche tanto. Sicuramente nella nostra storia culturale i profumi hanno sempre avuto un'importanza incredibile. Dagli Egizi all'Antico Testamento c'è una incredibile serie di riferimenti ai profumi, e stupisce, visto che noi oggi li consideriamo quasi una cosa di un imbellettamento, non è un qualcosa di più. E in natura il profumo invece è una cosa molto seria. A volte serve per riprodursi, a volte serve per creare delle reti ecologiche, cioè delle reti di comunicazione tra specie diverse. E l'esempio a cui facevi riferimento è un esempio molto bizzarro che mi è piaciuto raccontare. Perché? Perché ha impattato sulla nostra produzione agricola in un particolare esempio, che è quello della noce del Brasile. Tra i semi secchi, tra diciamo, i frutti secchi che noi mangiamo, le mandorle, le noci, le nocciole, ce n'è uno che forse qualcuno di voi conosce, la noce del Brasile, che è quella noce che ha una forma triangolare, molto molto buona, che ha un enorme interesse dal punto di vista della produzione. Perché? Perché l'albero che produce la noce del Brasile è un gigante nella foresta pluviale, e se noi riuscissimo a piantarlo e a coltivarlo, la produzione della noce del Brasile sarebbe facilissima, perché ogni albero produce decine e decine di chili di questa noce. Non so se lo sapete, è molto cara. Se vi chiedete perché è molto cara, è perché è molto difficile produrre le noci. L'albero si pianta facilissimamente. Quindi qualcuno in passato ha pensato, beh, io faccio una bella pianta, tiro giù la foresta pluviale, rado tutto al suolo, faccio una bella piantagione di noce del Brasile e dopo qualche anno avrò un raccolto incredibile. Passano gli anni, questi tizi non hanno raccolto neanche una singola noce. E com'è possibile? E il motivo è legato al profumo, e sono stati gli studiosi di ecologia, cioè quelli che studiano i rapporti tra i viventi, a scoprire che il noce del Brasile è una pianta un po' strana, ha un fiore molto bello, giallo, con dei petali che si richiudono su se stessi. Per essere impollinato il fiore, cioè per produrre le noci, che sono i frutti, il fiore deve essere impollinato. Per essere impollinato ci vuole un particolare insetto, un imenottero, ne esistono due o tre famiglie, che diciamo una vespa forzutella piuttosto grossa, che riesce a spostare questi petali, si introduce nel fiore e lo impollina. E loro hanno pensato, beh, basterebbe avere questa vespa, quest'ape, questo impollinatore o qualcuno di questi insetti. Qual è il problema? È che perché esistano questi insetti, che sono le femmine, quelle che fanno impollinare, ci devono anche essere i maschi nella fase di accoppiamento, e i maschi di questa specie il noce del Brasile non se lo finano minimamente, ma sono interessatissimi a certe orchidee, perché vanno su queste orchidee e passano la giornata a strofinarsi su queste orchidee in modo molto sensuale per raccogliere il profumo delle orchidee. Perché? Perché se si profumano come dei veri damerini, poi vanno dalla compagna, e solo se sono molto molto profumati allora avviene l'accoppiamento. Cioè l'accoppiamento è mediato dalla capacità di quel maschio di trovare l'orchidea e raccogliere il profumo. È una bizzarria, non chiedetemi perché. Ci sono tante cose strane in natura, non solo la coda del pavone, ok? Allora salta fuori che per poter coltivare il noce del Brasile non basta avere il noce del Brasile, devi avere l'ape di un certo tipo, il maschio che ha bisogno dell'orchidea, e guarda caso l'orchidea non nasce sul noce del Brasile, cioè tu hai bisogno della foresta pluviale. Allora qual è stato il problema dell'agricoltore? Il problema è stato proprio l'inizio, distruggere la foresta pluviale. E quindi oggi si cerca, adesso ci stanno provando, di piantare i noci del Brasile in mezzo a delle isole di foresta pluviale dove ci sono, o meglio, piantano questi due tipi di orchidee, perché queste api sono estremamente selettive, che producono questo profumo che serve all'accoppiamento, che serve all'impollinazione. Noi non sapevamo niente di tutto ciò. Il problema è che ci abbiamo buttato un sacco di soldi, non noi, però chi si è occupato di questa cosa? Cioè questo è un esempio banalissimo, però io l'ho trovato molto simpatico, che ci fa capire che se noi non conosciamo la natura,
facciamo delle cose assurde, buttiamo via i soldi, non riusciamo a produrre un frutto che è economicamente interessante e che potrebbe essere una risorsa economica estremamente buona per quel paese, e che è il Brasile, che ha notevoli problemi di produzione e di impatto ambientale, almeno nell'ultimo periodo, e che ci fa capire anche che certe cose che noi consideriamo un po', se volete, da centro estetico, no? Il profumo, in realtà spesso dietro hanno delle leggi rigorosissime, che sono le leggi della natura, cioè le relazioni tra i viventi, che noi spesso non conosciamo. E tra l'altro, come tu dici molto bene, la questione degli odori è una questione enorme, cioè gli animali si riconoscono attraverso gli odori, le specie si riconoscono attraverso gli odori, e quindi sì, l'evoluzione ha lavorato in quel senso. E ancora una volta, quando si parla un po' genericamente di inquinamento, c'è anche questo aspetto, cioè quando noi produciamo gas o altro che interferisce con la capacità degli insetti impollinatori, ma non solo di questi, di recepire i propri odori, stiamo, diciamo, distruggendo ecosistemi in maniera banale ma clamorosamente efficace. Senti, un altro esempio, poi invece volevo uscire dalla questione di esempi, ma rimanendo sempre anche ad aspetti non puramente tecnici, se dovessi dire, potrei dire, riprendendo quello che tu hai appena detto, cioè che la natura sa anche essere crudele, che per esempio anche l'invenzione dei kamikaze è un'invenzione, o diciamo, non è una questione solo degli umani, e anche lì paradossalmente, lo dico ovviamente, diciamo, virgolettando, lo sanno fare molto meglio gli animali. Anche in questo caso gli insetti, che sapete, gli insetti, io lavoro con gli insetti, quindi devo fare un po', devo tirare la volata a me stesso, rappresentano oltre il 50% del vivente, quindi ce ne sono dappertutto e c'è un numero di specie enorme, e quindi gli insetti sanno fare un sacco di mondo. A volte fanno anche queste cose strane, cioè fanno i kamikaze. Sì, 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 ci sono in realtà più esempi di kamikaze, anche se uno solo lo definisco proprio kamikaze. Pensate, torniamo forse un po' al tema di prima delle colle, ci sono delle formiche, intanto il formicaio è come se fosse un enorme sistema vivente con delle regole tutte sue molto rigide. È molto efficace. E con delle caste molto molto definite. Ci sono delle particolari tipi, delle specie di formiche in cui esiste questa quasi, diciamo, una casta di formiche kamikaze, cioè questi soldati che hanno questa strategia molto funzionale di difendersi dai nemici. Intanto le formiche sono una di quelle specie che molto battagliere, molto guerresche. Non siamo solo noi a essere violenti e dediti alla guerra, ma in natura la guerra esiste tantissimo, è estremamente crudele e vede le peggiori depravazioni che ha visto anche l'umanità. Tra le formiche questo avviene, avviene la schiavitù, ci si rubano anche le uova, e uno dei modi per difendersi che hanno sviluppato alcune formiche è di sviluppare dei kamikaze, cioè delle formiche che si avvicinano al nemico, fanno avvenire una reazione chimica per cui letteralmente esplodono, e durante l'esplosione si libera una sostanza che è una colla, per cui il nemico viene incollato. È un caso estremo, moltissimi animali utilizzano colle per uccidere un nemico, ma di solito parliamo di predazione. Pensate ai ragni che usano le colle sulla ragnatela, o gli onicofori, che sono questi vermi di velluto che vivono nella foresta, più che altro nella foresta tropicale, che sparano proprio un getto di muco adesivo per incollare la preda, poi vanno e se la mangiano. Però lì è predazione. Invece in questo caso l'individuo si fa saltare in aria, io uso questo termine anche se biologicamente un po' forte, cioè si autosopprime, che da un punto di vista biologico è anche molto difficile da accettare come idea, ma lo fa nel bene della collettività. E questo funziona molto bene, tant'è che più specie utilizzano questo sistema, e l'autoimmolarsi, magari non con un sistema chimico di per produrre un adesivo, è molto diffuso in natura, negli animali sociali. E questo è un caso estremo. Ma ce n'è anche un altro che invece riguarda un argomento che non abbiamo ancora trattato, che è il fuoco. Noi siamo convinti di essere l'unica specie ad aver maneggiato il fuoco. C'è il mito di Prometeo che ce lo assicura, no? È qualcosa che è arrivato dagli dèi e ci hanno regalato gli dèi, anzi che Prometeo ha rubato agli dèi e ha dato all'umanità, perché noi eravamo, diciamocelo, un po' sfigatini come animali. Non abbiamo artigli, non abbiamo zanne, non abbiamo corazze, non abbiamo pungiglioni o veleni. Siamo effettivamente degli animali, se ci confrontiamo rispetto a un toro, un alce o un mammut, sembriamo veramente degli sfortunati. E allora il mito di Prometeo cosa dice? Dice che Prometeo va
da Vulcano e Atena, ruba il fuoco e lo dona all'uomo. L'unica cosa che non gli dona è la saggezza politica, però tutto il resto ce l'ha dato. E quindi noi siamo intimamente convinti di essere gli unici viventi ad avere questo utilizzo di questa cosa che è un po' strana. Effettivamente gli antichi descrivono il fuoco come qualcosa di vivo a cui dar da mangiare e che si ribella e che a volte si arrabbia con l'uomo e fa scoppiare gli incendi. Cioè, per gli antichi greci ci sono delle note che assicurano che il fuoco ha un'anima perché si muove, si sposta e si riproduce. Questa cosa per noi è bizzarra, però noi diciamo che la nostra civiltà vive intimamente col fuoco. Perché? Perché il fuoco ci dà calore e ci dà luce, sono i due aspetti del fuoco che l'uomo ha imparato a sfruttare. Però oggigiorno noi il fuoco non lo usiamo più come fiamma, usiamo il calore per cucinare e usiamo la luce per leggere, o stasera abbiamo dei fari per vederci. Quindi abbiamo imparato a separare le due caratteristiche del fuoco e le abbiamo migliorate. Possiamo cuocere con la piastra induzione, col microonde, col fuoco a gas, o se andiamo in campeggio possiamo ancora cuocere col fuoco a legna. Possiamo vedere con la luce di un falò, con una candela, ma oggi vediamo con lampadine a LED o lampadina a tungsteno. La natura ha fatto la stessa cosa, ha imparato a usare il fuoco in questi due punti di vista, il calore e la luce. E ci sono insetti che hanno imparato a usare il fuoco proprio come noi. Cos'è che ci fa pensare al fuoco nella sua versione più deleteria? Le armi da fuoco. L'uomo ha inventato tutta una categoria di armi che chiamiamo armi da fuoco per ammazzare il prossimo. Fucili, pistole, polvere da sparo, esplosivi, anche le bombe atomiche, in realtà l'impatto principale che hanno è l'enorme calore. Liberazione di calore prima della radiazione. Ci sono degli animali che fanno la stessa cosa, ci sono degli insetti che hanno imparato a difendersi da dei nemici molto più grandi di loro semplicemente arrostendoli vivi. Cioè c'è questo caso molto curioso, almeno a me ha divertito tantissimo, di sono sempre della classe degli imenotteri, queste colonie di insetti piccolini che vengono attaccate da queste vespe gigantesche, grandi più del quadruplo, e che con un colpo di mandibola staccano la testa a questi imenotteri indifesi. E beh, questi qui hanno imparato a organizzarsi, saltare addosso al nemico e iniziare a sfregare le ali contro l'addome. Questo produce calore per attrito, proprio come l'uomo primitivo che strofinava il bastoncino per accendere un fuoco. Scaldano la temperatura così tanto che il povero calabrone viene arrostito vivo, ma arrostito vivo proprio come facciamo noi quando uccidiamo un nemico arrostendolo. E altri animali, se volete più vicini a noi rispetto a certi insetti, che sono i falchi del fuoco australiano, usano il fuoco per cacciare. Cioè quando c'è un incendio loro raccolgono dei bastoni infiammati, volano a diversi chilometri, buttano questi tizzoni ardenti nella steppa, la incendiano. Nel momento in cui scatta un incendio, scoppia un incendio, i piccoli mammiferi scappano e loro sono lì sul bordo che se li mangiano. E se noi usiamo il fuoco per cucinare, per il calore, così come le api o i falchi, lo usiamo anche per illuminare. Dalla notte dei tempi abbiamo dipinto nelle caverne usando la luce delle lucerne e i nostri bisnonni hanno sicuramente letto alla luce delle candele. Quindi anche recentemente l'uomo ha usato il fuoco per fare luce. Gli animali hanno imparato a fare luce senza la fiamma, che è qualcosa di pericoloso per la vita. Gli animali sanno fare luce con dei sistemi chimici che per noi sono l'avanguardia, cioè la bioluminescenza. E non pensate solo alle lucciole. La luminescenza esiste soprattutto nei posti bui, cioè i fondali abissali marini, dove è buio perpetuo. Ci sono tantissimi, tantissimi organismi bioluminescenti, non solo la rana pescatrice che si vede nei cartoni con la lucina, ma vermi, anelli di coralli, meduse, cioè quasi tutti i gruppi di viventi che vivono negli ambienti bui, comprese le caverne, quindi non sto più parlando degli abissi marini, hanno sviluppato dei sistemi per fare luce e lo fanno meglio di noi chimici moderni, perché loro riescono a produrre tutti i colori. Ci sono animali che producono luce verde, gialla, viola. Vi assicuro che per noi è un casino fare molecole che producono colori di tonalità diverse, che è richiesto oggi in medicina per certi test. E riescono a produrre luci intense, luci costanti, luci lampeggianti come la lucciola, luci che si accendono e si spengono, luci sincronizzate tra i diversi individui. Cioè loro fanno quello che gli pare. Perché? Perché hanno avuto milioni di anni di tempo per farlo. Noi no. E quindi se andiamo a copiare i loro sistemi sicuramente abbiamo da imparare. Teniamo conto che nel
Grazie. Grazie. Grazie mille. Ha assoluta ragione di quello che dice Giorgio. Nel 2014 il premio Nobel è stato dato a uno scienziato che è quello che ha sviluppato una tecnica di, diciamo, marcatore di fluorescenza e la diagnosi, e quelle sono prodotte dalle meduse, quindi diciamo, la medusa meritava il premio Nobel, ma l'ha presa. Senti, si racconta la storia. Un altro merito di questo libro è appunto non è l'aneddotica, è raccontare queste storie molto divertenti, però puoi raccontare anche un po' la scienza. Cioè, per esempio, questa storia del fuoco suggerisce una conoscenza di alcuni aspetti. Noi quando vediamo questi grandi incendi siamo sempre preoccupatissimi, vediamo soltanto l'aspetto giustamente deteriore, quello pericoloso. In realtà gli incendi poi servono, certo. Servono alla natura. Non sto dicendo che dobbiamo andare in giro a dare fuoco, per carità, però in alcuni casi alcuni ambienti, alcuni ecosistemi vivono grazie agli incendi, cioè rinnovano loro stessi. E questo è un altro merito che ho trovato del libro, cioè parlare realmente di scienza in un modo che sia divertente, che sia profondo, ma sia fruibile. Questo perché, e non so se tu condividi, è uno dei grandi aspetti, secondo me, in cui il nostro paese segna un po' il passo. Cioè, ultimamente i giornalisti che scrivevano di scienza, non dico i divulgatori, proprio chi scriveva di scienza, purtroppo non ci sono più. Alcuni proprio non sono più tra noi. Non siamo riusciti a rinnovare. Tenete conto che se voi andate in Inghilterra e comprate un qualsiasi quotidiano, giornalmente c'è la pagina scientifica. Io ho la sensazione che si parli poco di scienza. Quando si parla, forse non se ne parla benissimo. Il Covid, devo dire, ha denunciato forse questo fatto, no? Che non riusciamo in qualche modo a trasmettere la scienza. A volte è colpa di noi scienziati, che forse siamo nelle nostre torri d'avorio a lavorare e non pensiamo un po', però credo che manchi questa figura. Oggi abbiamo qualche divulgatore, no? Alberto Angela è rappresentante. Io ho trovato questo come un aspetto molto bello. L'hai fatto scientemente o è un sottoprodotto che non è sotto, ma secondo me è un bellissimo prodotto. Cioè io ho goduto nel pensare che tanti, grazie, che leggeranno il libro potranno cogliere degli aspetti che probabilmente sono non conosciuti o misconosciuti molto spesso. No, grazie, mi fa molto piacere, e in realtà la risposta è terribile, nel senso che no, io sono proprio il frutto, io incarno l'errore del nostro sistema. Cioè, io sono cresciuto come chimico e quindi ero proprio... Io sono veramente un topo di laboratorio, io adoro vivere in laboratorio e lavorare in laboratorio. Ed ero assolutamente convinto, per via della mia formazione, che il meglio della conoscenza fosse stato ottenuto nei laboratori. Cioè fosse stato ottenuto con il metodo scientifico e la ricerca nei laboratori. Poi ho un grande amore per la natura, ho ricominciato gli studi per passione in scienze naturali e questa cosa mi ha totalmente sconvolto, perché ho riscoperto che tutto quello che avevo studiato e che nel libro racconto, cioè la grande difficoltà che l'uomo ha incontrato per sviluppare qualcosa, cioè i grandi scienziati del passato, in realtà c'era in natura. E lì ho ritrovato quel gusto che avevo spontaneo di girare in natura, a me piace molto camminare, di girare nei boschi, e ho incominciato a rivedere tutto in una chiave scientifica. Cioè è chiaro che noi quando ci immergiamo in un ambiente naturale, spontaneamente proviamo un certo piacere, ok? È proprio spontaneo, non a caso noi andiamo in vacanza al mare, alle Maldive, se lo possiamo permettere, e non in un centro industriale. E ci sembra scontato, ma chiedetevi perché. La natura in noi suscita un senso di bellezza. Quando però poi quel senso di bellezza è mediato da una conoscenza scientifica, cioè scoprire che dietro c'è tutta quella conoscenza che io pensavo fosse in laboratorio, a me ha lasciato totalmente attonito e senza parole, e ho voluto trasmetterlo qua. E mi ritrovo tantissimo in quello che dici, ma secondo me l'errore parte fin da bambini, cioè io mi rendo conto che da noi manca proprio quell'approccio già nelle scuole elementari di portare i bambini in natura e fargli vedere le cose. Cioè noi siamo quella generazione per cui il bambino che ravana nella terra e trova un verme ha dietro alle spalle un genitore che gli dice non toccare, quello fa schifo. Mentre il contatto del bambino con quei sistemi, se mediato, porta semplicemente alla bellezza. Cioè il bambino che impara a scoprire
la foglia, il fiore, l'insetto, il verme, cioè anche la cosa che per noi, per nostra formazione culturale, è odiosa, terribile, schifosa, in realtà genererà un adulto che si avvicina molto più facilmente alla natura, e questo garantisce da un certo punto di vista una certa sensibilità. Dall'altra è chiaro che il livello culturale medio si è alzato molto e quindi inizia a esserci una diffusione della scienza molto più ampia, però sì, noi siamo molto molto indietro rispetto, mi spiace dirlo, siamo molto indietro rispetto al mondo anglosassone e anche a tutto il mondo del nord Europa, ma perché là, a me piace molto leggere degli scienziati dell'Ottocento, là c'è proprio una tradizione storica degli scienziati che facevano conferenze pubbliche. Se voi leggete gli scienziati dell'Ottocento, da Darwin a Humboldt, questi grandi scienziati che magari oggi nemmeno conosciamo, si scopre che loro settimanalmente facevano delle conferenze pubbliche a cui partecipavano tutti, cioè intendo dalla lattaia al conciatore di pelle al maniscalco, perché gli veniva trasmessa la cultura scientifica in un modo comprensibile, e questa cosa avvicina l'uomo alla scienza. Questa cosa in Italia è mancata perché da noi la cultura era incarnata dall'intellettuale e c'è stato un po' un buco generazionale, ma io sono convintissimo che siamo assolutamente in tempo per recuperare. Forse siamo qua anche stasera anche un po' per quello, forse un pochino. Mi dai... negli ultimi minuti mi dai la stura per l'altro aspetto, che era proprio quello, quando tu dicevi lo scienziato un tempo incontrava le persone, induceva secondo me il rispetto della natura e una sorta di ambientalismo, diciamo, datato. Tu facevi riferimento prima all'ambientalismo nato negli anni Ottanta, io sono del 60, quindi l'ho visto nascere, io sono del 63, l'ho visto nascere quell'ambientalismo che effettivamente era un ambientalismo, diciamo, sdolcinato, sì, no? Sì. Era un ambientalismo fatto appunto, come ti dicevi tu, proteggiamo l'orso, Brigitte Bardot con le foche, esatto. Che andava tutto bene. Adesso io noto, io sono, diciamo, sono un biologo, non sono un naturalista, se mi permettete io insegno sia veterinaria ai naturalisti che ai biologi. I naturalisti, lo dico bonariamente, sono fondamentalisti, nel senso loro proprio sono, è molto piacevole insegnare ai naturalisti. E questo che secondo me invece manca adesso, per cui l'ambientalismo adesso sta assumendo contorni per cui genera anche molta polemica. Sì. No? A me mi capita ogni tanto qualcuno, per il semplice fatto che io dico, insomma, bisogna rispettare la natura, ma voi volete le piste ciclabili, io non posso camminare con la macchina. Più o meno questo è il tipo di reazione che ogni tanto otteniamo. Il tuo libro secondo me va invece nella direzione appunto di rimettere al centro una natura che sia una natura vera, anche in quegli aspetti che abbiamo visto, a volte anche un po' cinici, anche un po' drammatici. No? La natura sa essere anche molto, certo, molto, molto crudele in molti aspetti. Cioè, sono queste storie di questi uccelli che generalmente producono due uova e poi allevano soltanto il più forte delle due e lasciano che uno dei due fratelli uccida l'altro. Cioè, cose terribili da raccontare. No? Sono quelle storie che uno non racconterebbe mai al proprio figlio prima di andare a letto, perché lo traumi clamorosi, però la natura le fa queste cose. Io credo che questo sia uno dei problemi. Tu lo affronti, secondo me, in maniera forse anche un po' subliminale per certi versi, ma in realtà poi è la filosofia del tuo libro, se ho inteso bene. Che puoi dire di questo? Cioè, come possiamo, sì, riorganizzare un dialogo che metta l'ambientalismo o il rispetto della natura, non voglio neanche dire al centro, in una maniera però serena, senza determinare fondamentalismi da una parte e dall'altra, senza determinare isterie, e determinare però quello che dicevamo prima, cioè anche la comprensione del fatto che se non rispettiamo la natura stiamo facendo un danno clamoroso anche in termini economici, sulla nostra salute, sul nostro benessere, sul nostro futuro. Sì, no, a questo proposito, anzi, grazie mille dello spunto, perché è un altro di quelle cose che spero passino in maniera quasi trasparente nel libro. Cioè, anche lì, al di là dell'ambientalismo, proprio quello che dicevi, empatico verso l'orsetto, in passato c'è stata questa specie di dicotomia strana uomo-natura, artificiale-naturale, quasi una battaglia in cui c'erano questi due opposti, bene e male, bianco-nero, uomo-natura, che io credo sia un'invenzione degli anni 80 o 90, o forse anche è nata lì dall'orgoglio dell'uomo che crede di aver sviluppato una certa tecnologia, una certa industria, una certa, non so, struttura sociale che si oppone a quella naturale. E c'era addirittura un film famosissimo in cui si parla dell'uomo come di un virus che infetta la natura e la porta alla morte.
che è una roba che per un naturalista, ma immagino anche un biologo, è proprio un assurdo di partenza. Cioè noi siamo il frutto della natura, siamo il frutto dell'evoluzione, neanche così strano a dire la verità. Cioè noi pensiamo di essere incredibilmente intelligenti, ma perché ci piace valutare il nostro tipo di intelligenza? Ma se valutassimo certi nostri parametri cognitivi con altri animali non è che non usciremmo poi così bene. E quindi in realtà noi siamo del tutto naturali. Quello che noi facciamo sull'ambiente è esattamente quello che fanno gli animali. Qualcuno di voi potrebbe alzare la mano e dire: beh, ma noi distruggiamo l'ambiente. Ma io vi assicuro che un gruppo di gnu che passa su un pascolo lo lascia totalmente devastato. Certi animali sono obbligati a spostarsi periodicamente perché dove stanno devastano l'ambiente. Purtroppo è nella nostra natura anche la violenza, lo scontro fisico, lo sfruttare l'ambiente. Lo sfruttare l'ambiente è qualcosa che gli animali fanno. Qual è il problema? Che noi abbiamo raggiunto un livello di popolazione tale, una manipolazione delle sostanze tale e la produzione di sottoprodotti tossici tale, per cui ci dobbiamo un attimo autoregolare. E questa autoregolazione è per noi cosa vecchia, cioè nata con la rivoluzione industriale. Ma per la natura questi tempi sono i tempi di un battito di ciglia, cioè la natura ragiona in tempi geologici che sono i milioni di anni, per cui noi abbiamo tutti, io sono un convinto positivo, preso bene dalla vita, ma io sono più che convinto che così come la scienza nasce da 400 anni, in breve periodo riusciremo a organizzarci e regolare il nostro sistema produttivo in maniera da essere, non voglio dire ecocompatibili, ma in equilibrio con la natura. Ma perché? Perché non c'è alternativa. Ma perché non c'è proprio alternativa? Cioè l'alternativa è l'autodistruzione o il soccombere, ma nessuna specie si porta all'autodistruzione. Non ci sono casi che io sappia di specie che si portano all'autodistruzione. O avvengono cambiamenti climatici, o avvengono competizioni intraspecifiche, o avvengono elementi esterni. Una specie trova sempre modo di autosalvaguardarsi, magari passando attraverso crisi demografiche o problemi di varia natura, però è nelle nostre capacità. Cioè adesso non voglio ribaltare troppo il ragionamento, noi siamo estremamente orgogliosi, siamo convinti di aver inventato tutto, io cerco di smentire questo nel libro, ma non siamo completamente fessi, ok? Cioè se prendiamo coscienza di questa cosa, io credo che siamo assolutamente in grado nei prossimi decenni o anche secoli di cambiare i nostri errori e di recuperare. Guarda, mi hai anticipato perché tu hai usato il termine equilibrio, io stavo per dirti il disequilibrio, cioè quando tu hai fatto l'esempio degli gnu che passano e radono al suolo lì dove passano, la natura poi si equilibra, per cui poi quando attraversano il fiume, certo, i coccodrilli ne mangiano una parte. Noi forse quello che dobbiamo è riposizionarsi in questo, cioè siamo usciti un pochino fuori da questo equilibrio. E credo che l'ambientalismo dovrebbe andare nella direzione di riportare un attimo le dinamiche che ci hanno portato un po' a disequilibrarci, certo, dentro l'equilibrio. Però credo che questo dal libro emerga. Diciamo che anche uscire da questo equilibrio fa proprio parte dello studio dell'ecologia, cioè le popolazioni di qualsiasi specie hanno continue fluttuazioni. Voi non pensiate che gli animali in natura siano in equilibrio, è una continua battaglia tra predatori e prede o tra competitori, quindi anche le popolazioni degli animali a volte esplodono come le locuste, a volte sembrano quasi scomparire nel ciclo di pochi decenni. Noi umani abbiamo fatto qualcosa di simile, se volete, negli ultimi cicli di generazioni. L'aumento demografico è spaventoso, se ne sono resi conto scienziati come Lorenz già negli anni 60, e secondo me lui è illuminante quando ci dice: o ci diamo una regolata, la nostra popolazione a un certo punto non è sostenibile. Stiamo parlando di 60-40 anni fa. Questo concetto passa ai politici, alla gente comune, alla gente come me, ci è richiesto un certo tempo, come qualsiasi sapere. Recupereremo, una volta noto l'errore impareremo. Io penso che la strategia sia ispirarci alla natura, e per questo ho scritto questo libro. E questo è il mio pensiero, molto molto semplice. Secondo me una delle soluzioni è ispirarci alla natura, cioè capire che la natura è un incredibile serbatoio di conoscenza, è lì, basta imparare a vederlo, apprezzarlo, studiarlo. Questa cosa ci avvicina alla natura da un punto di vista estetico e ci avvicina alla natura da un punto di vista della nostra tecnologia. Cosa vogliamo di più? È la soluzione ai problemi che descrivevi tu. Allora, il tempo a disposizione è scaduto. Da scienziato che non ama leggere libri sulla scienza, vi assicuro che è un libro estremamente godibile. Credo sia per chi è scienziato, sia per chi non lo è,
credo che quegli esempi che abbiamo fatto sono esempi illuminanti, ma c'è una storia dietro che io ho trovato molto, molto gradevole. L'ho letta un po' come si legge un romanzo, non un noir, ma insomma un romanzo con un po' di storia. Quindi grazie per l'impegno e grazie a tutti voi per la presenza. Grazie mille. Le rido il microfono. Ringraziamo l'autore Giorgio Volpi che, dialogando con Favia, ci ha presentato il libro La natura lo fa meglio e prima. Chiedo all'autore di autografare una copia del libro per la Biblioteca di Passaggi Festival. Il libro è in vendita nel banchetto qui di fianco curato da Librerie Coop e l'autore è disponibile al firmacopie nel tavolino che vedete qui di fianco.